Il mio segreto sicuramente è la fortuna. Sono nato in campagna, ho vissuto in campagna con una cultura campagnola. Per quello che riguarda l'alimentazione, sempre ho mangiato cose buone, gran ristoranti non ne ho fatti, ho fatto molto sport e soprattutto ho scelto un lavoro che mi piaceva, una vita, ho passato una vita, un'attività che mi piaceva, quindi per me non è stata una sofferenza. Qualche ora, qualche volta perché mi alzavo presto magari per insegnare, altrimenti è stato tutto un piacere, ho avuto delle amicizie favolose, le compagnie buone, quindi è un babbo che già lo conoscete tutti, un erborista che mi ha aiutato molto. Però anche lo spirito ci vuole, perché sei sempre in mezzo ai giovani e da loro secondo me trai tanto beneficio. Sì, 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 soprattutto i giovani, sono stato sempre in mezzo ai giovani. No, che i grandi non mi piacciono, perché comunico benissimo anche con loro, però i giovani mi aiutano a vivere, a capire di cose nuove, magari aiuto loro anche a introdurmi in alcuni campi, però i giovani mi aiutano molto. Tuttora i miei figli mi portano con loro, e mezzogiorno mi piace molto, sì. Però sei anche uno di grande compagnia. Senti, l'arte è stata però una cosa che ti ha accompagnato tutta la vita. L'arte, sì, sì. Le idee artistiche ne ho avute tante, cominciando tutte le tecniche. Ho studiato, è stata una continua ricerca e quello che ho imparato io l'ho comunicato ai giovani. Anche quando insegnavo a scuola media, non è che insegnavo studiando nel quaderno libro, insegnavo a disegnare come l'arte e storia dell'arte, soprattutto il disegno, che ecco, gli ultimi tempi, dove l'artistica fa vedere un libro da studiare, ma l'artistica secondo me è tutta un'altra roba, e questo non vado d'accordo molto. Quindi oggi è una grande giornata di festa per questo traguardo, con i tuoi ragazzi e con gli amici. Oggi, per 80 anni, non mi sembra di averli. Tuttora, difatti, dove andiamo? Andiamo a ballare. Ma sei pazzo, fa mia moglie, 80 anni. No, in famiglia, facciamo in famiglia una bella festa. Di sicuro, mi hanno promesso i figli, che facciamo una bella festa in famiglia. Vabbè, io ci sto.